È una bella manifestazione per difendere dei diritti delle persone che lavorano e per far cambiare opinione al governo. Il governo è del tutto legittimato a fare il lavoro che gli viene dato dal Parlamento, ha una funzione ben precisa, fa delle scelte, i sindacati legittimamente possono non essere d'accordo e utilizzando gli strumenti della democrazia cercano di far cambiare opinione al governo. Lei aveva detto non è la stessa cosa di quando nel 2002 io portai 3 milioni in piazza, perché questo è l'esecutivo della CGIL, cioè questo, il PD è legato alla CGIL. No, non è l'esecutivo della CGIL, l'autonomia del sindacato è fuori di discussione. Le persone che ci sono qui però sono persone che in larga parte hanno votato per il Partito Democratico, che è il partito principale della coalizione che oggi governa. La differenza rispetto a 12 anni fa è questa. Non è incoerente che molti esponenti del PD siano qui nonostante fanno parte della maggioranza? No, perché possono avere opinioni diverse, peraltro nel dibattito interno al PD lo hanno confermato, dimostrato. La contraddizione è tra ciò che fa un esecutivo che è stato votato dalla stragrande maggioranza delle persone che sono qui e le persone che non sono d'accordo con l'azione del loro esecutivo, tra virgolette. Quindi non la vede come una manifestazione contro Renzi, delegittimare contro il governo, una manifestazione che chiede al governo però di cambiare radicalmente il suo atteggiamento e le sue opinioni sui temi che riguardano il lavoro. Senta, non solo, credo, perché c'è un problema di politica economica. Ho incontrato venendo qui tantissime persone che hanno perso il posto di lavoro o che lavorano in aziende a rischio e dunque temono per il loro futuro. Senza un'economia in crescita la disoccupazione inevitabilmente aumenta e con l'aumento della disoccupazione le persone stanno oggettivamente peggio. Senta, questa non è una manifestazione contro Renzi, ma voi vivete Renzi contro, vivete il Premier come contro i lavoratori e contro la CGIL? No, io penso che Renzi abbia un'idea di rappresentanza degli interessi delle persone molto diversa da quelle che abbiamo conosciuto in passato. Renzi non ce l'ha con la CGIL, con i sindacati. Renzi considera i sindacati, ma anche quelli degli imprenditori, come soggetti del tutto legittimi, ma con i quali avere un'interlocuzione diversa da quella che i governi nel corso di 40 anni hanno avuto. Io penso che il confronto tra i sindacati e gli esecutivi sia sempre molto importante, soprattutto quando gli esecutivi affrontano problemi che riguardano le persone rappresentate dai sindacati. Senta, questa manifestazione...